Ciao a tutti, sono da Cocos, un ristorante dove fanno da mangiare carne, hamburger, patatine, qualcos'altro. Sono sempre in compagnia del mio amico Rodolfo, eccolo qua. Questo è il locale, guardate. Si trova questo locale? La Chiabara, e non è sulla Ciuadori, dove c'è il Ponte Verde, bisogna salire su ed è un paio di traverse più avanti, e c'è questo locale che fa d'angolo, si vede perché c'è un segno enorme con scritto Cocos, ed è molto, la prima volta che vengo qua, mi piacerà, un amico dice che mi piacerà, ed è più all'occidentale qua. Allora. Il piatto è composto da... Non mi manca il riso a me. Ah, ok. Un bel pezzettone di carne con cipolle sotto, un cavolo, tre patate, la salsa barbecue. Questa è una piastra rovente che serve per mettere sopra il pezzo di carne per scaldarlo ancora prima di mangiarlo, e poi le patatine. Ora non funziona. Perché non funziona? Ah, non funziona? No, non funziona con la patatina, perché non ha l'acqua, cioè la carne se la tagli, sì, c'è il liquido. Però si sente, sì, che si arrostisce. Sì, no, no, scalda. Scalda. Caldo. Ora proviamo la carne. Molto buona. E vediamo com'è. Un hamburger. Di cos'è? Carne umana, non si sa. Allora io l'appoggio, vedete, sulla piastra e la scaldo ancora se voglio, poi magari la bagno anche nella salsa barbecue. Molto buona. Carne di maiale. Sì. Questo è il cavolo che, se volete, lo possiamo scaldare insieme qua dove c'è la piastra. Le patatine molto buone. Anche le patatine sono molto fini e puoi bagnare sia nella salsa che nel ketchup. Allora, si era dimenticato prima un piatto, infatti ce l'ha portato ora. Paghiamo 2100 yen. No, sì, 2100 yen. 10 euro a testa. Sì, neanche. 9 euro. Col cambio attuale. Poi guardate, vi faccio vedere un po' i menu, così vi rendete conto. Questi sono alcuni piatti che vendono qui, che fanno qui, che preparano. 1000 yen, questo è un mega hamburger da 160 grammi con delle salsine, poi ci sono tutto il set volendo, 1700 yen. Altri piatti qua sotto, questo con la pentola. Sì, c'è la pentola con l'uovo e la verdura. La pentola con l'uovo e la verdura. Sono piatti che costano una media di 1000 yen, poi ce n'è qualcuno che viene un po' di più, qualcuno che viene un po' di meno, che stava cadendo. Poi abbiamo i dolci al cioccolato e la fragola, questa bella coppa 700 yen più le tasse ovviamente. Guardate, questi sono i dolci, questo bombolone 590 yen al cioccolato, credo, perché lì c'è la forma, più le tasse. Poi volendo potete pagare il drink bar una volta ed è free refill sicuramente, sì, e vi prendete tutte le bevande che volete. Ma il menù vale proprio con tutti i piatti è questo, vedete, grand menu, e c'è un po' di tutto. Questa è l'edizione invernale 2017-18. Il è sempre uguale, eh? Non cambia mai. No. Qua c'è scritto Winter 2017-2018. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate che mi devo mettere comodo e vi faccio vedere tutto quello che vendo. Tutto quello che vendono qua. È caduta la forchetta, dopo me la devo far cambiare. Perché in Giappone, il problema del Giappone è che i locali sono piccoli. Guardate. Piatti di vario genere, con un po' di verdure,
qua ci sono anche dei tipo primi, vengono a 700, sì, sono primi di verdura, 700, 800, 490, qua ci sono le patate, le birra, la pizza e altre cose. Questi sono piatti più consistenti con la carne, 830 yen. Vedete? Tutto così, anche questi piatti sono fatti con le uova, con l'uovo veduto. Qua c'è la carne al curry, riso al curry. I dolci, vari dolci. Al cioccolato. E c'è anche la versione per i bambini, la versione Doraemon per i bambini. Guardate che bello, con tutto a tema Doraemon praticamente. L'omelette con il disegno di Doraemon, questa roba qua che non so cos'è, il pancake con la faccina di Doraemon, eccetera eccetera. Va bene, adesso ti chiedo solo se mi cambia la stocchetta che mi è caduta per terra, per favore, tu sei la lingua. Allora, mi è caduta la forchetta, quindi ora gli chiedo se me la cambia. Intanto mangio due patatine con la salsa barbecue. C'è lì? Non c'è. Magari taglio la carne, provo a mangiare con il coltello. È lì. Devi passare. È veramente buona. Posso che vi consiglio per cambiare se non volete sempre mangiare giapponese. Locale bello pianotto, c'è di gente a quest'ora, beh sono le 8 di sera. Un hamburger di carne, la piastra qua, questa piastra che vedete qua attorno è comunque calda, infatti quando è arrivato il cameriere ci ha detto fate attenzione di non toccare perché è rovente, se no gridate fino a domani. Come fantozzi. Come fantozzi, metti la mano. Io vado avanti col coltello perché sennò. Non aspettare che arriva qualcuno. Non c'è il pulsante per chiamare qui. Cioè. Abbiamo risolto. Abbiamo trovato il pulsante per chiamare. Qual è fatto? Ok, dato istruzioni che io ho il traduttore che mi porta appresso, mi aiuta, mi dà una mano, mi sa la lingua e gli ha chiesto appunto di cambiarmi la forchetta perché mi è caduta per terra. Io più che dire arigato, so anche dire adesso. Com'è già? Come stai? Ogenti che sta. Ogenti che sta, come stai? Buona la carne, vero? Sì, te la sei divorata. Sì, sì, buona. La salsa barbecue potete bagnare la forchetta e la spalmate sulla carne anche se volete. E la spalmate sulla carne così la rendete più saporita. Quello metti dentro per stricarne dentro. Sì, vabbè, oppure fai così. Ci sono le patate anche. Queste sono così così. Queste patate qua. Sono più buone con le fritte che ci hanno portato a fare. Sì. Non è più rovente, ma no. Un po' di meno.
Se comprate il drink bar vi danno l'acqua normale, come sempre. Poi ovviamente il tavolo è servito da tutto ciò che serve, tovagliolini, salsine, eccetera, eccetera, come tutti i locali qua in Giappone. Questa è la salsa, il ketchup con un po' di maionese. No, barbecue è questa. Anche quella. È diversa, quella è rossa, guarda che ketchup. No. Barbecue anche quella? Sì. Okay. Sono due salse diverse, però di colore, però sono tutte due barbecue. Certo. Va bene. Assaggiamo un po'. E barbecue al ketchup. E barbecue annacquato col ketchup mixato. Invece questa qua è barbecue con l'originale. Infatti è più forte questa qui. Va bene, vi saluto, così finisco la cena, ci vediamo poi in giro per Tokyo con nuovi video. Ciao ciao! E anche la mia amica Rodolfo. Yeah.